Buon pomeriggio amici di Directa Sport da Luigi Falqui con le immagini a cura di Riccardo Carta. Siamo al palazzetto Bianuramini di Serramanna dove stanno per affrontarsi il Cechi Chuck e il Cardano 91 e poi si comincia. È arrivato il fischio, quindi ancora verso l'out con Curelli che cerca set col mancino e il tocco decisivo di Curelli che fa 1-0 per Vaccargiù. Che cerca invece di prendere proprio in avanti, Versetti, buono lo scambio, in due, poi la conclusione, per la doppietta, per il 2-0. E alla fine il passo di Spiga va fuori, mentre la conclusione è deviata, è luminoso. A Rice, invece cerca sul secondo palo, e c'è la deviazione velenosa. E possono capitare, sicuramente scomode per chi li subisce. Gioca intanto il Cechi Chuck e sul pallone messo in mezzo da Marini, la palla quasi vagante va sul sinistro di Fiori che davvero bomber di razza mette dentro 4-1. Cambio però tra Marzola e Luminoso, il palo ha detto di no e ha salvato la porta difesa da Spiga. Dall'altra parte però il Cechi Chuck con Vaccargiù vuole calciare, poi sì, e la mette all'incrocio dei pali, ma chi non può nulla. Vuole sentire il pubblico a Vaccargiù. Sì. Ora dall'altra però. Setti tiene. Guarda, vediamo se va a calciare. Lo fa! E trova il gol! Il primo del suo 2023. Controllare il pallone e poi facile presa di Macchi che porta avanti la sfera. Cerca una nuova conclusione. Poi Mantello controlla, segna. Forse aiutato con un tocco di mano, per l'arbitro è tutto regolare e 6-2. Bravo ancora una volta a tenere la palla, poi Setti ci mette il suo di fantasia, passa, mette in mezzo, arriva Rice, buon pallone questa volta di Rasi, veramente per pochissimo non premiato, e invece ecco qua Setti che ha la fantasia, l'uno contro uno, servito, si è messo al centro e trova l'8-2, sicurezza. Ora invece pallone ancora per Setti, ancora Setti sulla sponda, si fa trovare pronto, 9-2. In questo momento sarebbe ottavo, approfittando della sconfitta del Castelmonte, aspettando ovviamente poi il risultato dello Jasnagora contro l'Elmas. Mentre conclusione forte da fuori di Rasi che vale il 9-3 per cambiare tutto. E allora Setti va in proprio, gran pallone per il gol di Figus. Panchina intanto e sulla battuta del corner arriva anche l'11-3, il gol è di Medda. E chiaramente ormai anche psicologicamente hanno almeno in parte mollato la presa. È stato che si fa pesante intanto invece. Ma dove prima era mancata la fortuna, stavolta non c'è stato nulla da fare. Trova il gol Ferrara. Ancora Cardano da lontano e arriva l'11-5. E finisce qua il Cechi Chuck che trova la prima vittoria dell'anno. Vince 11-5 in casa contro il Cardano 91. Noi ne approfittiamo amici di Directa Sport per salutarci, un buon proseguimento di serata.